L'obiettivo della nostra interrogazione è veramente assolutamente costruttivo. Abbiamo insomma, voglia di proporre al Presidente di farsi operatore e garante di un dialogo tra le istituzioni per rimediare un po' a quello che può essere un piccolo pasticcio che si è combinato, e anche per recuperare il ruolo della Fiera del Levante, che la Regione Puglia, insomma, come controllore dell'ente fiera, può fare in modo che appunto diventi un'occasione importante di rilancio economico delle, delle piccole e medie imprese del territorio. Fermo restando che comunque il margine operativo lordo della fiera è passato dai meno 3 milioni di euro del 2012 ai meno 176 mila del 2014. Si prevede un risultato positivo di 300 mila euro nel 2015 e l'esposizione debitoria è anche diminuita dai 7 milioni rispetto ai 15 del 2013, 7 milioni adesso. Poi abbiamo avuto la questione dei due bandi. Il primo bando va deserto, la prima manifestazione di interesse, dopodiché se ne scrive un altro modificato da alcune proposte giunte da non meglio segnalate imprese del territorio, di cui poi tra l'altro non c'è traccia neanche nella cordata vincitrice. Sicuramente l'accoglimento dell'unica offerta presentata è nullo, nullo perché è avvenuto in violazione del punto 5 del bando. Il punto 5 ci dice che non possono far parte del gruppo di progettazione del collegato staff di consulenza i membri della commissione, i loro coniugi, i loro parenti affini fino al terzo grado compreso, il presidente dell'ente, i rappresentanti degli enti fondatori, i revisori contabili, i loro coniugi, eccetera, eccetera. La ratio che sostiene questo divieto è chiara ed è evitare in via presuntiva che possa esserci un conflitto di interessi o una qualche commistione fra quanti fino al terzo grado di affinità rappresentano la fiera e quanti partecipano alla redazione della proposta. Invece è accaduto che il dottor Ambrosi, rappresentante della Camera di Commercio nel Consiglio Generale della Fiera, può anche non aver partecipato al gruppo di progettazione o al collegato staff di consulenza, ma è certamente il delegato della cordata, il sottoscrittore del piano economico finanziario legato alla proposta e, viva Dio, il legale rappresentante della Camera di Commercio. Se torniamo alla razza del punto 5, insomma, come si fa ad escludere in via presuntiva che il consigliere Ambrosi non abbia informato il presidente Ambrosi su quel che accadeva nella fiera? E come si fa ad escludere sempre in via presuntiva che il presidente Ambrosi non abbia informato il consigliere Ambrosi di quel che accadeva nella Camera di Commercio? Ecco, però, diciamo, noi siamo ancora in tempo per rimediare una eventuale futura privatizzazione dell'attività fieristica, e lo stesso futuro ruolo dei soci emiliani dipenderà tra l'altro unicamente dalla composizione nell'arco di 60 anni della compagine sociale delle NewCo, che almeno nel primo quinquennio sarà prevedibilmente determinata e rideterminata nelle discrete stanze della Camera di Commercio, lasciando alla fiera la semplice manifestazione del gradimento richiesto e ottenuto dall'avvocato Persichella. Quindi, rientrato comunque l'oggettivo pericolo di dissesto finanziario, diciamo ormai scongiurato, ecco, quello che noi, alla luce anche di quanto accaduto, visto che dobbiamo ancora individuare pubblicamente le imprese del territorio eventualmente interessate a partecipare alla NewCo, concordare la irrinunciabile consistenza e durata della partecipazione pubblica al capitale della NewCo da parte della Camera di Commercio ed eventualmente degli altri due soci della fiera, definire il termine per l'eventuale affrancamento della programmazione delle attività della NewCo nei confronti di Bologna Fiere, escludere il diritto di prelazione sugli immobili esterni della concessione, devo dire che abbiamo apprezzato che questo almeno è stato escluso, escludere l'esercizio di attività permanenti negli immobili oggetto della concessione per evitare la concorrenza sleale nei confronti di quanti operano in regime di locazione nella restante parte del quartiere fieristico, ho quasi finito, preservare l'intero quartiere fieristico prevedendo la possibilità di nuove edificazioni anche al di fuori dello stesso, solo nell'ambito di un master plan che interessi l'intera penisola di San Cataldo e tutti gli impianti sportivi della zona, ripensare l'utilizzo della restante parte del quartiere dandole una vocazione. Insomma, noi interroghiamo il Presidente della Regione, che comunque è un profondo conoscitore e anche partecipe delle vicende della Fiera del Levante. Chiediamo perché, senza richiamare il suo impegno per il Petruzzelli, che inevitabilmente evoca le figure di Balducci e Fuortes, renda noto il pensiero della Regione Puglia sulla legittimità e trasparenza della procedura della mancata privatizzazione e nel caso
Senato condivida anche parzialmente i rilievi riportati in questo documento, inviti tutte le istituzioni pubbliche interessate, che fin qui hanno operato una unanime intenzione, ma certamente in condizioni di necessità, a riesaminare quanto già deciso con serenità ed obiettività, tenendo possibilmente conto della nostra ultima considerazione, resa con intento assolutamente costruttivo, in una vicenda che riguarda i prossimi 60 anni della città di Bari.